Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Come annunciato esattamente pochissimi giorni fa, da oggi Assassin's Creed Brotherhood, terzo atto di Assassin's Creed, terzo capitolo della serie dopo Assassin's Creed 1 che giocavamo per PC, Assassin's Creed 2. Ragazzi, adesso è il momento di Assassin's Creed 3, no, Assassin's Creed Brotherhood. Tra l'altro da qua al 3 c'è anche Revelations di mezzo che poi giocheremo. Inizieremo una storia sicuramente più corta rispetto ad Assassin's Creed 2, molto più piena di missioni secondarie, di storie parallele, di sequenze diverse, di ricordi particolari. E invece per quanto riguarda la storia saranno circa una quarantina di missioni in meno. Cioè, è un numero parecchio grosso. Per il resto, like, iscrizione al canale, campanella attivata e andiamo a immergerci nel mondo di Roma. Perché da oggi, fino a fine gioco, saremo nella città eterna. Io ci vivo, sono stato imprigionato a Roma, ma qua invece giocheremo. Allora ragazzi, cinture allacciate e direi di partire nuova sessione. Siccome abbiamo completato al 100% quella vecchia e ha portato fortuna, sarà Gabriel Paletta anche questa. Purtroppo mi mancheranno tutte le musiche di Assassin's Creed 2. Mi mancheranno. Ah, ok. Non capivo. Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci... Si riavvolge il nastro, ragazzi. ...noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Vogliono controllare ogni cosa. Conciliabolo segreto. Tecnologia. Non si fermeranno. Guerriero di Naplusa. Magida Din. Letteralmente. Che ricordi? Di loro si battono gli assassini. Un gruppo votato. Al-Mualim. La punizione di Al-Mualim. Io sono nato nella confraternita. Quando Ezio è ufficialmente assassino. La fuga. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. Piango. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati. A scoprire vite intere. A scoprire ficche. Masiaf! Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I templari volevano trovare qualcosa chiamato frutto dell'Eden. Un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. E poi te la buttano nel culo anche lei, non ti preoccupa. Tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un assassino e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze. Ah, del Rinascimento. Sembra ieri quando la giocavamo, raga. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Story of my life. Perché partiamo dal finale? Bellissimo ragazzi, stiamo partendo dal finale. Perché questa è l'ultima missione di Brotherhood. Grafica migliore, più dettagliata. Tutto quanto ragazzi. Ezio è invecchiato, ma l'editore lo vedremo invecchiato, poi percorreremo ogni cosa di questo gioco, piano piano. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica, torno subito.
si inizia proprio dalla fine di Assassin's Creed 2. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Diciamo che la grafica era un pochino diversa quando abbiamo finito il 2. Era un pochino più buia. Il Vaticano, dicembre 1499. C'è anche il mese qua. Prima c'era solo l'anno. Bellissimo, si comincia con i bug. Ezio Auditore accede al database. Anche noi sappiamo benissimo chi è Ezio Auditore. E Rodrigo Borgia ha lasciato solo la sua tunica. Ma è fuggito. L'armatura di Altair con cui abbiamo finito Assassin's Creed 2, ragazzi, tutto fila. La spada nella roccia. E lo scettro papale andrà perso. Sad. Grazie per avermi messo in difficoltà. Non serviva. Mario! It's a me, Mario! Nelle mani dell'uomo. Invecchiato un botto. Che posso dire? Abbiamo mandato un solo uomo contro un'intera armata! Ero in pena! Svelto, sali! Dobbiamo uscire di qui! Fosse semplice. Che percorso dovrebbe essere questo? Salto ascensionale, ce lo siamo tenuti per ora. Vabbè, salire qua, ragazzi. Gioco da ragazzi. In tutti i sensi. La barra della vita è cambiata, Maglia, ciò che ho visto, zio. Notate. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita. Il Borgia. Zio Mario. E qua si dovrebbe rispuntare nella Cappella Sistina, giusto? Abbiamo tutto. Tutto, 20 pugnali. Tutto quanto al corrente. Che cosa fa? Interrompiamo la messa. Dio vi punirà per i vostri crimini. Ma quali crimini? Avete profanato la santità di questo sacro luogo. Voi condannate ciò che non comprendete. Dobbiamo andare, Ezio, presto. Lasciatene tutti a fanculo, va. Allontanatevi da loro. Ma come si chiama sta missione, scusate? Itemis Est. Ok. Va bene. Rodrigo è riuscito a ferirti. A malapena. La corazza ha fermato il suo attacco. Non mi dire che sono armati questi. No, per fortuna no. Sta pronto a batterti. Sempre pronto. Dammi la spada di Altair e risolverò ogni problema in questo mondo. Non male per un vecchietto. Boom. Te la cavi ancora bene. Vabbè, dai, gioco da ragazzi, sono tutte delle pippe queste. Oh, ma che soldati avete a Roma? Dovreste essere famosi per centurioni, soldati, gladiatori, tutto quanto. Guardate qua che pippe, che mezze seghe. Ma avete scalfito manco per sbaglio. Prendetelo! Ma no, Mario! Eccole qua, le uccisioni a catena di cui parlavo. In Assassin's Creed 2 verso il finale. Scappiamo per il Vaticano. Sangue di Giuda, ce ne sono troppi! Boom, Ezio potentissimo!
potentissimo. Io ti prego. Ora, io lo so come ci si arrampica, com'è la corsa, cioè, io voglio bene, però, cioè, lo so. Sembra molto più di Pongo, chiamiamo così, molto più definito. Bello, perché è bello, dai. Anche se ci mancherà un botto Firenze, va detto. Bellina anche la nuova mappa. Quante volte vuoi dire onorevolmente? Ezio, da questa parte! Perfetto, uccise una catena. Fatta benissimo. Tuo bastardo! Comunque per le vie interne Roma è uguale a Firenze. Non è la realtà, nel gioco dico. Stare strette, i soliti edifici. Poi sale sui tetti ovviamente, questa non è Firenze. Si è buggato Mario, attenzione. Attenzione, si è buggato Mario. Inzaghi. Mica... Oddio che culo, vieni su Mario. Pensavo di averlo ucciso, pensavo di fallire subito la prima missione. Cioè, dammi un po' di tempo prima di fallire, no? Davvero si chiama così sta missione? No, io sono sicuro, cioè, Itemis Est. Il cielo è sempre più blu. Non è la canzone, ma è un dato di fatto. La decisione spetta soltanto a te. Basta che ti sbrighi. Dalla a me. Quella mela famosa. Sta bene. Salta! E ragazzi, Assassin's Creed Brotherhood adesso compare subito, per fortuna. Oh, compare, aspetta, compare o non compare? Eccolo. Ubisoft presenta Assassin's Creed Brotherhood, che a differenza di Odyssey, che ho già giocato, non trascorrono 5 ore, ma bensì 13 minuti. Itemissa Est finisce così. Non era la sequenza 1, ovviamente.